Ciao a tutti, sono Benedetta Rossi, siamo ad Altidona, un paesino in provincia di Fermo, a sud delle Marche. Non avete sbagliato canale, eh? Siamo sempre su Italia Squisita e oggi vi faccio vedere la ricetta dei vinci sgrassi, ricetta tipica marchigiana. Io vi farò vedere la versione della mia famiglia. Partiamo dal sugo. Per fare il sugo dei vinci sgrassi, che è un sugo molto ricco con diversi tipi di carne, serviranno dei durelli di pollo, dei fegatini di pollo, un quarto di papera, carne macinata mista, maiale e manzo, poi aggiungeremo degli odori, sedano, carota, cipolla e un po' di chiodo di garofano, delle ossa di manzo e maiale che insaporiranno il sugo, della salsa di pomodoro, del vino bianco per sfumare, dell'olio d'oliva e sale. La prima cosa che facciamo per preparare il sugo è tagliare a pezzetti i durelli e i fegatini che fanno parte dell'interiore del pollo. Li tagliamo in pezzettini piccolini. Ogni famiglia ha la sua ricetta dei vinci sgrassi, però sul sugo fatto con diversi tipi di carne, i durelli di pollo e i fegatini non devono mai mancare. Una volta tagliati i durelli, facciamo a pezzettini anche i fegatini. Una volta che abbiamo tritato durelli e fegatini, buttiamo tutto in pentola insieme agli odori e agli altri tipi di carne. Mi raccomando, prendiamo una bella pentola alta e col doppio fondo sotto, perché questo sugo dovrà bollire almeno un paio d'ore. Quindi mettiamo i durelli, i fegatini, la carne macinata. È un macinato misto, manzo e maiale. Buttiamo dentro anche la papera, io ne metto un quarto. Le ossa di manzo e maiale che insaporiscono ancora di più il sugo. Da noi si mette la papera perché in campagna abbiamo gli animali da cortile, si tengono sempre un po' di papera e dà un sapore incredibile al sugo, quindi se ce l'abbiamo ce la mettiamo sempre. La papera non è facilissima da trovare dal macellaio, quindi ordinatela prima. Aggiungiamo anche gli odori al sugo, quindi metto sedano, carota e cipolla interi e anche un paio di chiodi di garofano che però, mi è stato insegnato, vanno inseriti direttamente nella cipolla, così quando tolgo le verdure non si perdono nel sugo. Io ne metto un paio per cipolla. Mettiamo quindi anche le verdure in pentola, la cipolla, le carote e il sedano. Aggiungiamo anche l'olio d'oliva. Mi raccomando, mai meno di un bicchiere. E accendiamo il fuoco. Facciamo un po' rosolare la carne. La carne si è rosolata, è sbiancata. Adesso possiamo sfumare con del vino bianco. Aggiungiamo anche il sale e diamo una bella mescolata. Il vino ha sfumato e aggiungiamo la passata di pomodoro. E un po' d'acqua. E facciamo cuocere a fiamma dolce almeno un'ora e mezza. I vinci sgrassi sono una pasta al forno, simile alla lasagna, quindi abbiamo bisogno anche delle sfoglie di pasta all'uovo.
Nelle mie zone di solito si prendono già pronte. Io infatti vado dal mio fornitore di fiducia, un artigiano locale. Però se volete farle in casa è della semplice pasta all'uovo tirata. Se siete bravi col matterello, ma mi raccomando molto sottile, oppure se siete un pochettino più alla buona come me, con nonna papera, la macchinetta che tira la sfoglia. Lessiamo la sfoglia, quindi la sbollentiamo in acqua salata, la facciamo cuocere qualche minuto e la tuffiamo in acqua fredda. Saliamo l'acqua di cottura, mettiamo un pizzico di sale anche nell'acqua fredda e lessiamo le sfoglie. Io ne metto due alla volta perché poi in cottura un pochettino si allargano e tendono a rompersi, quindi meglio andare piano. Il tempo di cottura sarà di un paio di minuti. Scoliamo la pasta. E la tuffiamo direttamente nell'acqua fredda. E mentre questa raffredda, metto altre due sfoglie. La sfoglia si è raffreddata, adesso la tiro fuori e la stendo su un panno, così si asciuga. Copro con un altro panno e scolo la sfoglia. E come prima continuiamo ad asciugare utilizzando gli strofinacci. Stiamo lessando 8 sfoglie del peso complessivo di circa 350 grammi e sono la dose esatta per fare una teglia. Aggiustiamo di sale. Il sugo è pronto, si è ridotto di circa un terzo. Adesso lo puliamo, quindi eliminiamo le verdure, le ossa e la papera. A casa nostra i più golosi rosicchiano le ossa. La papera si mangia per secondo, visto che è in umido, e il sugo si usa per fare i vinci sgrassi. Abbiamo pulito il nostro sugo, adesso possiamo assemblare i vinci sgrassi. La mozzarella l'ho tagliata a dadini, parmigiano e la sfoglia che si è asciugata per bene. Quindi inizio mettendo un po' di sugo nella teglia. Lo allarghiamo con un cucchiaio e mettiamo la prima sfoglia. Poi ancora sugo. Aggiungiamo la mozzarella e mettiamo anche il parmigiano, abbondante. E ancora mozzarella e parmigiano e facciamo così fino a terminare tutte le sfoglie. L'origine del nome di questo piatto è incerta. L'ipotesi più accreditata è che il generale Vincent Graz abbia aiutato nel 1799 a liberare Ancona dalle truppe napoleoniche e in suo onore è stato fatto questo piatto che, storpiandolo un po', è diventato vinci sgrassi. Chiudiamo con l'ultimo strato, dove metteremo solamente sugo e parmigiano, senza mozzarella. Thank you.
adesso inforniamo e facciamo cuocere a 180 gradi col forno ventilato per 45-50 minuti. Si deve formare una bella crosticina sopra. Vi avanzerà un po' di sugo. Io ne ho fatto in abbondanza perché il sugo più ne fai più è buono. Potete utilizzarlo per fare un'altra teglia di vincis grassi come questa, oppure è perfetto pure per le tagliatelle fatte a mano. I vincis grassi sono cotti e adesso li sforno. I vincis grassi sono pronti, adesso li tagliamo e li impiattiamo e poi ci ribagniamo. Questi sono i miei vincis grassi, spero che li rifarete a casa, che la ricetta vi sia piaciuta e un saluto speciale a tutti gli amici di Italia Squisita. Ciao! Ciao amici di Italia Squisita, sono Moreno Cedroni, sempre qui da Senigallia, la Madonnina del Pescatore, e oggi farò una ricetta naturalmente di pesce, della lasagna. Avete appena visto la ricetta delle lasagne tradizionali di Benedetta Rossi, la marchigiana più famosa sul web, che vuole le rigaglie di pollo. Io metterò le rigaglie di pesce, quindi trippa di coda di rospo e uova di seppia, che non sono proprio le uova, sono le tette delle seppie. L'orizzonte della Madonnina si è spostato, non è più ai tavoli, ma è qua, in mezzo a queste piante, a circa 20 tipi che crescono rigogliosamente e sono il fabbisogno del nostro ristorante. E alcune di queste le andremo a raccogliere per metterle su questa fantastica ricetta di lasagne di pesce. Una ricetta creativa che si rispetti va fatta nel tunnel, il mio laboratorio di ricerca e sviluppo. Troveremo liofilizzatori, ultrasuoni, celle di maturazione. Tutte queste attrezzature per trasformare il prodotto, per indagare su questo prodotto, per vedere i suoi limiti e per poi portarlo al ristorante e trasformarlo in piatti buonissimi. Lasagnetta di mare, e naturalmente potete vedere che ci siamo avvicinati al mare, abbiamo detto con le rigaglie di pesce e aggiungo con una salsa che è un po' un viaggio tra Marche e Thailandia, una salsa di cocco, prezzemolo e lime. La sfoglia è classica, fatta però solamente con tuorli e semolino, a mano o a macchina, come preferite, si impasta e si fa riposare una notte. Dopo che avrà riposato si tira in modo sottile e si cuoce in acqua salata. Si raffredda in acqua e ghiaccio. Si asciuga. La pasta è pronta. Per il ragù ai frutti di mare parto con olio extravergine, naturalmente in questo caso di oliva raggia, cipolla tritata, faccio tostare le seppie che ho macinato. La seppia deve caramellare e emanare il suo caratteristico odore, dopodiché aggiungo le mazzancolle sempre macinate, le tette delle seppie e la trippa di coda di rospo. Faccio cuocere 10 minuti. La trippa della coda di rospo è ricca di collagene, quindi abbastanza viscosa e estremamente gustosa, quindi donerà al ragù sicuramente una marcia in più che si abbinerà molto bene alla dolcezza delle mazzancolle e delle seppie. E dopo questo ragù abbastanza veloce e semplice passiamo alla besciamella, che è la parte cremosa della lasagna, è molto leggera, naturalmente non posso usare il burro che la appesantirebbe. Aggiungo pomodori, delle patate lesse, acqua,
del prezzemolo, timo al limone, un po' di maggiorana. Frullo il tutto e avrò una besciamella leggerissima e fantastica che andrò ad unire al ragù di pesce che ho appena fatto. I francesi inorridirebbero nel vedere una besciamella senza burro, eppure questa besciamella è rivoluzionaria. La salsa di cocco, prezzemolo e lime ve la racconto perché è un procedimento semplice ma un pochino lungo, perché il brodo di pesce deve sobbollire con lo zenzero a fette, il lemongrass, poi si filtra, si aggiunge il cocco e la colatura di alici. Finalmente prepariamo la lasagna, quindi una teglia con del burro spray e iniziamo a mettere un foglio di pasta esterno che racchiuda poi tutti gli altri. La tradizione ne vuole 7, quindi ne faremo anche noi 7 intervallati l'uno dall'altro con questa deliziosa farcia. Ed ecco il settimo strato. Adesso c'è la tecnica del risvolto che mi ha insegnato mia madre. Bisogna piegare i lati, tagliare i pezzettini in eccesso e chiudere sotto e sopra. In questo modo tutta la lasagna sarà protetta dal lato esterno della pasta. E chiudiamo con l'ultimo strato di besciamella. Adesso inforniamo. Cuoceremo alla vecchia maniera in un forno statico a circa 250 gradi, fino a che la parte più esterna della lasagna faccia la crosticina, diventi croccante e fragrante, quasi bruciacchiata. Per questa cottura ci vorrà indicativamente una mezz'oretta. Ed ora, croce delizia di tutti, l'impiattamento. Fate come tradizione vuole il classico quadrato di lasagne, più o meno piccola a seconda del vostro appetito, poi la salsa di cocco, prezzemolo e lime intorno. E alcune gocce di olio al prezzemolo. Troverete in ogni caso ingredienti e procedure in descrizione. Avete visto le Marche, quante occasioni vi offrono, quante ricette vi offrono: la lasagna tradizionale di Benedetta Rossi, la lasagna ai frutti di mare di Moreno Cedroni. Venite nelle Marche ad assaggiarle. Moreno Cedroni da Senigallia saluta tutti gli amici di Italia Squisita.